Ciao gente, visto che in questo periodo ho decisamente bisogno di rilassarmi, pensavo di fare una cosa più tranquilla, più chill. Sono qua con la felpa e i pantaloni del pigiama. E facciamo colazione insieme, se vi va. Ovviamente nel frattempo parliamo di profumi. Ok? Benvenuti su The Cantankeros. Benvenuti a tutti, io sono Fabrizio, questo è The Cantankerus e oggi mentre beviamo il tè parliamo di profumi gourmand. La categoria dei gourmand in effetti non è una delle mie preferite, quindi non metto le solite scatolette anche perché non ne ho voglia, voglio proprio fare una cosa rilassata al massimo, non ho voglia neanche di dar giudizi, anche perché appunto, non essendo i miei preferiti, credo che nessuno di questi finirebbe nella scatoletta della wishlist, diciamo. Quindi voglio solo sentirli, lasciarmi trasportare da quello che mi comunicano o provano a comunicarmi, e vediamo cosa ne viene fuori. Ok? Dai, partiamo. Il primo profumo è di Stefan Humbert Lucas 777 e si chiama Wish Come True. Dimenticavo, ci sarà anche... Che cavolo di spruzzino è? Vabbè, ci sarà anche poco editing perché, avendo poco tempo, farò poco editing. Vi metto però sotto i nomi dei profumi, almeno quello sì. Questo Wish Come True mi ricordo che l'avevo sentito a Milano. Mi era piaciuto molto. L'avevo sentito molto morbido, dolce, abbastanza avvolgente, cosy. Adesso in apertura in realtà sento una nota dolce piuttosto woozy. C'è anche una spiccata nota agrumata, come di arancia, non so cosa sia, mandarino, credo, qualcosa di simile. Rimane però molto forte con la parte vanigliata, ambrata, una vaniglia morbida, dolce, piuttosto woozy, con sopra questa nota sempre morbida ma di più aspra, più aranciata, insomma. Quindi è come se ci fosse in testa, diciamo, questo odore di agrumi, piuttosto simili all'arancia, mandarino, meno al limone. Nel mid, nel cuore, sento qualcosa di più morbido, probabilmente qualche fiore giallo, se non altro. Comunque quella sensazione lì di morbidezza, un po' più delicata, e poi sul fondo un accordo di ambra, vaniglia, labdano e quel che è. Devo dire che adesso sentendolo mi esalta molto meno di quando l'avevo sentito la prima volta. Insomma, niente di straordinariamente originale, però devo dire che non è male. Carino, direi carino. Com'è? Vi va? Vi sembra un'idea carina? Io ma sto pigliando con comodo, quindi magari ripeterò. Passiamo a Passion Choco. Non c'è scritto, ma mi pare che sia di Nishane. Sì, sono sicuro che sia di Nishane. Un po' paura di far andare gli spruzzi nel tè. A Passion Choco, con una S sola. Non so se ho sbagliato a scrivere io. Passion Choco, però effettivamente mi piace di più. Dai, devo dire morbido. Si sente bene il cacao, si sente quella nota polverosa che è simile al cacao caffè, quella famiglia lì. E una nota fruttata che gli fa tipo da ciliegina sulla torta. Il fatto è che dire che gli fa da ciliegina sulla torta premette che sia un profumo fantastico. È un buon profumo. Dopo, visto che sono proprio sciallatissimo stamattina, credo che farò anche le asciugature. Comunque in apertura non mi sta esaltando neanche questo.
Ripeto che i gourmand non sono il mio genere, non mi stanno più esaltando. Non so perché, non è per il fatto che sono solo note chimiche, quasi solo note chimiche, a parte vabbè, vaniglia e poche altre. È proprio che, boh, probabilmente mi hanno un po' stufato. Però questo devo dire che non è affatto male. Non è un cioccolato nauseante, fondente, che dopo un po' fa venire i conati. È più simile al cacao, più polveroso, e quella nota fruttata, devo dire, è tipo una nota fruttata agrumata, per dire. No, onestamente non vi so dire che cosa sia. Non mi viene in mente niente, però magari sono due note, una fruttata e una agrumata, che così fanno da cappello al resto, cappello, non fate i volgari, al resto della composizione, che principalmente appunto tende cacao, caffè, comunque non troppo dolce, abbastanza polverosa, tiene quell'amaro del cacao e sopra questa nota fruttata. Non è male, sento anche qualcosa di talcato, comunque più morbido, una specie di tappeto che gli viene messo sotto. Non male, non male davvero. Adesso voglio passare a Tiziana Terenzi al contrario, e l'etichetta è stata messa al contrario. Questi campioni, questo sicuramente, gli altri non ricordo. No, allora, questi li avevo presi dalla Francia, forse dal sito di Giovoi, non mi ricordo. Invece questi me li avevano mandati quei due figoni di Septachords, Anita e Christian, e giustamente l'etichetta di al contrario me l'ha messa al contrario. Sì, io sono felice con poco, ragazzi. Anche qui si parte abbastanza pesanti con il cacao, però in realtà mi sembra un cacao un po' più leggero. Non so se avete presente, avete sicuramente presente che ci sono i cioccolati con le varie percentuali di contenuto di cacao. Ecco, questo sembra una percentuale un po' più bassa. È cacao, quindi ovviamente quello è, però si sente un po' meno. Si sente più che altro la nota, mi ricordo che c'è scritto nocciola, però sì, a me ricorda più che altro una nota tipo il coriandolo, qualcosa di simile, come se questo cacao si mischiasse a, appunto, coriandolo, al malto c'era, vabbè, però non mi... sì, comunque qualcosa di quel tipo, qualcosa che ricorda un po' il frumento, ma ricorda onestamente un po' più il coriandolo, non so per quale motivo. Questo non mi fa proprio impazzire, eh? Sento una nota sotto che mi risulta un po' fastidiosa al naso. E non lo so, non è che mi faccia davvero gridare al miracolo. Anzi, ho detto che non avrei dato voti, però vabbè, se qualcosa non mi piace ve lo dico. Questo direi che anche per chi è abituato ai gourmand, sceglie, segue, cerca quel tipo di profumi, non lo so, non lo so, sembra che abbia qualcosa di troppo. Però ovviamente sono gusti. Se volete sentire un cacao un po' più speziato, qualcosa di un po' diverso dai soliti cioccolati, allora ve lo consiglio, perché effettivamente è diverso. Però a me personalmente, non lo so, non mi sta... No. Però, gusti. Adesso sentiamo di Naomi Goodsir l'Ordus Erail. Ordus Erail. Ragazzi, scusate, sapete com'è il mio francese. Mi ha lavato il polso, che buono che è. Questo è anche strano. Allora, qua invece sento sempre qualcosa di dolce, ma con un'apertura molto più alcolica. Io sento sotto anche qualcosa di simile all'abdano, o qualcosa che gli dà un effetto quasi fumoso, principalmente busi,
quasi fumoso, però dolce al punto giusto. Questo al naso per ora sembra anche essere il più complesso, perché si sente quella parte dolce, abbastanza pastosa, mielata. Si sente una parte più acidognola. Si sente però anche sotto una parte un po' più legnosa, un po' vegetale, come se fosse appena balsamica, per dire, un po' frizzante. E ricorda le foglie del tè. Adesso non so se mi sto facendo influenzare dagli effluvi che salgono come si chiama? Tazza? Ragazzi, mi sono appena svegliato, scusate. Però mi sembra qualcosa di simile, come se degli odori più secchi e amari si mescolassero agli odori più dolci, rotondi e pastosi. Questo mi sta piacendo molto. Sì. Quindi Ordus Ale di Naomi Good Sir. Naomi Good Sir è un brand che io non è che ho ignorato, ce l'ho lì in lista da sentire da un sacco di tempo, ma non riesco mai a decidermi a prendere, andare e sentirmi qualcosa. Però meritano. Cosa ci riserva il futuro? Ci riserva Officina delle E, credo che sia Officina delle Essenze, caldo gourmand. Prima di dire bestiate, vado a controllare perché non conosco questo profumo. Ok, sì, gente, Officina delle Essenze. Intanto ho visto anche le note. Sono vaniglia, caramello, cocco, muschio e note boschive. Ragazzi, allora, io credo ormai di saperne qualcosa di note boschive, quindi mi raccomando. Allora, mi ricordo abbastanza un altro profumo che si chiama Bois Doré di Van Cleef & Arpels. Ha la stessa nota simil mandorla sotto, anche se qua credo che voglia ricordare il cocco, qualcosa che ricorda un po' anche la cumarina. Comunque è un odore abbastanza secco che si mischia a qualcosa di dolce anche qua, solo che la parte secca mi sembra molto più finta rispetto a quello che ho sentito prima. Credo che voglia essere un po' con delle sfumature legnose. Ok. Certo che si chiama caldo gourmand. Onestamente non mi sembra tanto un caldo gourmand. Vediamo poi come si comporta in asciugatura. Per ora devo dire che non è male, non è un cattivo profumo, ci mancherebbe. È solo che sembra un po' chimico. Sembra, ovviamente lo è, però per dire, si sente di più una nota che arriva proprio finta, insomma, al naso e ha qualcosa di legnoso sotto, quindi lo raffredda un po', pur chiamandosi caldo gourmand. La parte dolce c'è assolutamente, quella parte di caramello, un po' caramellosa proprio, si sente, però non capisco bene l'intenzione. Davvero mi ricorda un po' di cioè molto, in realtà, non nel senso che è uguale, ma nel senso che me lo ricorda, me lo riporta alla mente, è simile, è sulle stesse, dalle stesse sensazioni, mi ricorda Bois Doré, perché anche quello è un profumo che ha qualcosa di dolce, però è molto legnoso, molto fresco in realtà. Non è un profumo pienamente gourmand, come credo che non lo sia questo, in realtà. E mentre quello sembra più, si sente di più l'odore della mandorla, comunque qualcosa dovrebbe ricordare la mandorla, e dà l'idea di qualcosa di più umido, morbido, però comunque da addentare. Qua, non lo so, mi ricorda altro. L'ultimo di cui vorrei parlarvi è Mancera Roses and Chocolate. Vediamo ste rose e cioccolato. Sapete che Mancera non è proprio uno dei miei brand preferiti, diciamo così. Però ci sono delle cose che sento che sono abbastanza piacevoli. Dai, si lasciano indossare.
Non lo capisco. Ah, ok. Bestia, ma che apertura. Porco boia. Cioè, l'apertura è un'esplosione di note, secondo me, assolutamente intollerabili. Chiedo scusa. E adesso no, si sta un pochino dando una calmata, meno male. Ok, dai, adesso non è malvagio. Però più che altro mi ricorda qualcosa di pulito. Sembra un odore pulito con un sottofondo di cioccolato. La rosa, oddio, è una sfaccettatura della rosa che viene presentata qua e solo quella. Adesso non so se ha usato geraniolo o qualcosa di simile, però è proprio. Ovviamente non ha tutta la complessità che può avere un'assoluta di rosa. Questo è un profumo abbastanza semplice. È strano, perché ha un, appunto, c'è questo sottofondo pulito che a me ricorda quasi un odore fiorito moschiato con sfumature di sandalo appena appena. Non ce n'è di sandalo, qua dentro. È solo un'impressione che mi dà. Comunque quel carattere pulito fa un po' a cazzotti, secondo me, con quella sfaccettatura più gourmand che gli ha messo sopra, che è quella del cacao. È strano, però io vi avviso che a me non piacciono neanche gli After Eight, che sono al cioccolato e menta, cioè a me, mi piacciono i contrasti, ma quei contrasti proprio non li capisco. Però, gusti miei. Vabbè, dai, pensavo peggio, perché sono una persona ottimista e positiva. Allora, io ho finito il mio tè, quindi adesso mi fumo una sigaretta, aspetto un po', ci vediamo tra una mezz'oretta, qualcosa di simile, così sentiamo le asciugature. Ok? A dopo. Ok, rieccoci qua. Allora, adesso ripasso tutti i profumi e vedo come si sono stabilizzati. Partiamo da, stai su tu, Wish Come True di Stefano Bart Lucas. Allora, in asciugatura questo è un profumo molto più leggero, assolutamente non invadente, non troppo dolce. È comunque un profumo dolce, rimane un profumo che ha qualcosa di gourmand, non è pienamente un gourmand. Ora sembra quasi più fiorito, però è molto 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 leggero. Quindi non lo so. È vero che l'ho spruzzato dal campioncino, però credo che sia un profumo che non abbia una intensità così prestante. Però non è male, dai, piacevole. Il secondo è Passion Choco. Che strano. È diventato molto più verde, molto più speziato. Il cioccolato praticamente non si sente più. Comunque è molto più intenso. Vabbè, Nishane si sa che si fa riconoscere anche per la propria intensità, la prestazione dei propri profumi. È un gourmand, se vogliamo, molto più chiaro, molto meno dolce, molto più portabile anche in ambienti chiusi, per dire, o comunque disturba molto meno, perché a me i gourmand un po' disturbano su di me in realtà, poi su altre persone devo dire che non mi dispiacciono. Bello, c'è appunto questa sfumatura verde che è uscita che onestamente non mi aspettavo. Sentiamo Al contrario di Terenzi. Ok, si è stabilizzato in qualcosa che più che dolce è dolciastro, non che sia un termine negativo, però sento di più quella parte di malto, dicono loro, comunque quella parte di frumento, molto meno la parte gourmand e, insomma, siamo a fine novembre, non evaporano così velocemente le note dolci, però ricordo che la mia pelle tende a ingurgitare qualsiasi cosa sia dolce, anche la mia faccia spesso e volentieri. Non, vabbè, non
non mi dice un granché, non ho molto da dire. È un dolce che ha qualcosa di... È un gourmand che ha qualcosa di dolciastro più che di dolce. Poi, Naomi, Good Sir, Lordus Irrale. Questo mi era piaciuto molto in apertura. E devo dire che è il più interessante anche in asciugatura. Ha qualcosa di freddo e balsamico. Anche questo ha perso la sua parte gourmand. Però si sente già di più. Solo che emerge anche qua un odore un po' pungente, quasi tagliente. Ha un qualcosa di metallico quasi che viene smussato dalle note più dolci. Non è male, è piacevole. Se vi piace il genere, credo che sia quello che vi consiglio di più tra questi che ho sentito. Passiamo a Officina delle Essenze Caldo Gourmand. Che era qua. Zaira. Allora, questo in apertura invece non mi era piaciuto un granché. Zaira, bravissima. Ed è decisamente più gourmand ora. In asciugatura si sente di più la nota del cacao, si sente sempre mescolata a quella nota di simil mandorla, simil cocco. Non è male, sembra un po' un budino, ok? Sembra un budino al cioccolato un pochino. Non è male, devo dire che in asciugatura questo si è riscosso. L'ultimo invece è Mancera Roses and Chocolate. E niente, questo profumo a me non ricorda nulla di gourmand, ha sempre quella cosa... mamma mia. Ha sempre quella cosa fresca, sembra un profumo più pulito che altro. E il cioccolato assolutamente non si sente più. La rosa, chiamiamola rosa. No, veramente, a me non ricorda una rosa, è un odore abbastanza generico, fresco. Pulito, un po' saponoso, con qualcosa di dolce. Certo, non è un profumo malvagio, però è... Boh, si rispecchia veramente poco nel nome, secondo me. E basta, dai, ho finito qua. Gente, io e Zaira vi salutiamo. Django, come al solito, fa il timido, non so neanche dove ha finito. Aspettiamo il passaggio qua del tram. Quanto pieno, dopo ti spazzo un tratto, eh? Mamma mia! Ciao ragazzi! Io termino qua, dai, vi lascio. Vado a spazzolare la micia. Ci vediamo la prossima volta. Voi nel frattempo fate i bravi bambini, eh? Mi raccomando. Ciao gente!